diglielo a noi. Ulteriore appuntamento, il nuovo appuntamento di questa trasmissione da voi tanto sollecitata e noi con tanta passione giriamo per voi in lungo e in largo per la città. Io voglio ringraziare, prima di ogni altra cosa, Rino Ferrara e Vittorio Emanuele per la collaborazione che danno per poter realizzare questo evento. Vedete, col Chroma Key siamo riusciti anche a mettere delle immagini belle, antiche di Cava dei Tirreni, quindi è una cosa che va sempre a migliorare. Sono 3 anni che siamo qui circa a San Francesco, no, 2 anni compiuti. Veniteci a trovare. Siamo qui prima del chiosco di San Francesco e Sant'Antonio, proprio nel convento, insomma, ecco, nel viale del convento, al secondo piano siamo noi, assicura palazzina a sinistra. Voglio dire ad Andrea Barone che siamo andati a vedere la grata, la discesa dei Cappuccini, no? Poi via Tenolfi, a destra via Edoardo De Filippis, a sinistra via Capitano Francesco Carino. Quella grata è stata sistemata, per cui il servizio non l'abbiamo fatto. Come voglio dire, un altro amico, in via Angeloni siamo andati, Giuseppe Sorrentino, siamo andati in via Angeloni, nonostante fosse stata fatta della pulizia eccezionale giovedì 23 aprile, sono stati sversati altri rifiuti e l'amministrazione comunale li ha levati. Cioè voi sporcate e l'amministrazione toglie, voi sporcate e l'amministrazione toglie e i soldi si pagano. Poi non vi lamentate quando dite questa espressione che io la odio, a monnezza costa caro, che monnezza siete voi, siete veramente monnezza. Che se non foste monnezza non sporchereste la nostra città. C'è un ristorante che è stato verbalizzato martedì scorso. Bene, stanotte ha messo un'altra, 250 euro, stanotte ha messo un'altra busta di indifferenziato, lattine, tranci di pizza intera, lattine ogni cosa, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro. Vi devono arrestare e buttare le chiavi, solo così. 250 euro, voi ci fumate sopra, come quelli che mettono i panni, dico i panni, no, le pezze fuori dai negozi, 50 euro la sanzione, quindi è una cosa risibile, iniqua e non va bene. Detto questo, abbiamo tante belle cose da farvi vedere, ve le faccio vedere, chiudiamo anche una canzoncina, brevemente, me l'avete chiesta, richiesta tante volte, ve ne faccio una strofa, col ritornello, Cavesina. Siamo andati a Pregiato. A Pregiato abbiamo incontrato la signora Sara Milione, la signora Rosa Di Marino, anche il presidente del distretto scolastico. Guardate cosa abbiamo trovato e noi non sapevamo, ce ne scusiamo. Ditelo a noi, l'hanno detto a noi le mamme, ma anche i papà della scuola Simonetta Lamberti, qui di Pregiato, siamo proprio in questo luogo ameno, qui un tempo c'era un convento di suore, oggi purtroppo non c'è più. Va bene, è un'altra storia. Perché siamo qui? Dal 30 ottobre questo plesso scolastico è chiuso e questi bambini sono un po' peregrini, vanno a peregrinare. Proprio giovedì 30 aprile, Clotilde Salsano, l'assessore all'istruzione, noi pensiamo che sia così, che sia proprio avrebbe, dico avrebbe perché io non l'ho vista, insomma. Allora, ha consegnato le chiavi alla ditta esecutrice dei lavori, che dovrebbe cantierizzare questa scuola entro 15 giorni, 10-15 giorni. Ma com'è questa situazione? Parliamone con Raffaele Ferrara, sono il presidente del terzo circolo, nonché genitore di due bambini della Quindi scotta proprio. Scotta, sono un ex alunno della Lamberti, quindi uno della Lamberti, come tutti quelli, la maggior parte che siamo qua. La scuola è stata chiusa il 30 ottobre. Dopo varie comunicazioni, stavo anche nella passata consiliatura al comune con richieste di intervento per varie segnalazioni in varie aule. Finalmente, a inizio settembre, a inizio anno scolastico, dopo tutta un'estate, cominciano i lavori di saggio, di spicconatura e dai lavori di saggio e di spicconatura, questi sono i risultati della scuola. Queste sono le travi. Queste sono le trave. Cioè, dopo 40 anni hanno scoperto che non c'era guaina fra le tegole e la copertura. Quindi immaginate lo stato dei luoghi e il pericolo al quale potevano essere esposti i nostri bambini. Fortunatamente, solo per volontà di Dio, non è accaduto niente di grave. È stata sgomberata il 30 ottobre perché dopo vari pellegrinaggi fra le varie aule si è giunti all'androne e da lì, essendo parte comune, non si poteva fare altro che trasferire i bambini in altro plesso e dal 30 ottobre siamo ospitati all'altro plesso
in altre aule, diciamo così, tra virgolette, sistemazioni provvisorie che però sono purtroppo diventate definitive per tutto l'anno. Ci stanno bambini addirittura che dividono un'aula a metà con la mensa, bambini di una scuola dell'infanzia. E ciò, se è una situazione provvisoria, noi genitori la possiamo far passare, se diventa definitiva o si allunga più del dovuto, non va bene. Noi quello che contestiamo è la mancanza del rispetto dei tempi dettati puntualmente dal Comune. Abbiamo fatto una riunione col sindaco, assessore e con l'architetto Ambrosino del Comune, che aveva dettato tempi puntuali già a dicembre. Noi stiamo a inizio maggio, stiamo registrando, ci sta un cronoprogramma, sta sul sito del Comune, tanto pubblicizzato anche dall'amministrazione, e ad oggi dovevamo stare a dovevamo superare la metà dei lavori. Invece stiamo a metà maggio, quasi a chiusura preventivata dei lavori, che ancora devono consegnare le chiavi. Noi speriamo che questa ennesima data venga rispettata, ma è l'ultima di tante. Speriamo che sia l'ultima e che la prossima sia quella della riconsegna della scuola ai bambini, che vogliamo per settembre, come ci è stato promesso. Qualora non dovesse accadere questo, perché abbiamo visto che le chiavi sono state consegnate all'impresa, l'impresa pare che abbia fatto anche un sopralluogo, almeno così abbiamo appreso da un comunicato di venerdì, quindi venerdì 1 maggio questo abbiamo saputo, allora voglio sapere anche i disagi che avete. I disagi sono quelli... Allora, prima qualora. Qualora non venga rispettata questa ulteriore data, noi voteremo scuola Simonetta Lamberti alle elezioni e chiediamo a tutti i pregiatesi delle sezioni della Simonetta Lamberti che verranno spostati alla scuola media di votare scuola Simonetta Lamberti e aiutarci in questa protesta. Dopodiché... per i disagi che abbiamo avuto. Dopodiché, se la cosa si dovrà allungare ancora per un ulteriore anno, noi genitori, non potendo accettare di stare provvisoriamente in queste aule non adibite proprio ad aule, anche se ringraziamo la direzione centrale del terzo circolo per averci ospitato, noi chiederemo il nulla osta e in massa andremo via dal terzo circolo e ognuno andrà nel circolo che riterrà più opportuno per i propri figli. Allora, credo che un appello vada fatto, no? Abbiamo parlato dei disagi, abbiamo parlato adesso... I disagi li possono illustrare ancora meglio le insegnanti che hanno avuto delle forti difficoltà per aiutare i bambini ad integrarsi con il plesso San Nicola. Certo, capisco. Allora, chiedo scusa, tocca a lei questa volta. Più che disagi, io potrei testimoniare la grande forza e la dignità di questi bambini, che così come succede per gli adulti che quando lasciano la casa per terremoti e cose varie sono ospitati in alberghi di lusso, ma non potranno trovare mai la loro identità. Qui ci sono le radici dei bambini e qui devono ritornare. Il disagio lo hanno vissuto così come era ipotizzabile e normale, però grazie alla loro forza l'hanno saputo accettare, lo hanno trasformato in potenzialità. Un'occasione in più che hanno avuto questi bambini di socializzare anche con bambini di un altro plesso che diversamente forse non avrebbero mai conosciuto. Questo a precisare che noi non stiamo facendo polemica o stiamo facendo altro, ci siamo fatti forza e loro e noi siamo restati in quel plesso, ma qui dobbiamo tornare. Necessariamente, perché questo paese ha bisogno di un cuore pulsante che è la vita e che quindi l'attività didattica che si svolge, e anche perché agli alunni è stato promesso e non si deve promettere in vano senza mantenere, altrimenti darebbero un pessimo esempio ai prossimi cittadini, ai futuri cittadini che voteranno poi tra qualche anno. Noi siamo speranzosi ancora e quelli della Simonetta Lamberti, così come ci amiamo definire soprattutto l'utenza, no? Gli alunni della Simonetta Lamberti si aspettano tanto, aspettano quello che è stato loro promesso. La scuola aspettiamo per settembre. Vogliamo riaprire questa scuola. All'inizio dell'anno scolastico successivo vogliamo stare qua. Perfetto. Non desideriamo altro. Prego. No, dicevo, siamo rammaricati inoltre perché abbiamo un capitale qua che ci era stato offerto dai fondi europei ed erano arrivate tutte le LIM in tutte le classi. Abbiamo lasciato un capitale e stiamo in altre aule senza avere la LIM. Certo, avete ragione. Dobbiamo ritornare qua.
Vogliamo ritornare nella nostra scuola. Bene. Presidente, dobbiamo aggiungere altro? Credo che sia stato un accorato appello. Abbiamo lanciato un grosso messaggio. Ci tengo a precisare un'ulteriore cosa. Se ringrazio per tutta lei, quarta rete, la storica quarta rete. Questa è TV Cava. È uguale. Ringrazio voi e ci tengo a precisare, visto il momento delicato anche che passa, siamo sotto elezioni. Ci teniamo a dire questo, come genitori, come presidente del consiglio di circolo, la sicurezza dei nostri bambini non ha colore politico, quindi noi quello che vogliamo evitare è lo sciacallaggio politico di questi giorni, le illazioni, la sicurezza dei bambini ha il colore della coscienza, della trasparenza, devono tornare qui. I lavori devono essere fatti in maniera celere e sicura, senza ulteriori perdite di tempo. Basta, a settembre vogliamo stare qua. A settembre devono tornare qua. Ditelo a noi. Effettivamente cosa hanno detto questi signori? Se non dovessero completarsi i lavori entro settembre, veramente noi ci faremo sentire in maniera poi diversa. Non arriviamo certamente ai Black Bloc di Milano. Una cosa bella è stata sporcata da tanti vandali e delinquenti. Che cosa vuol dire bruciare la mia macchina, la tua macchina, che non c'entriamo niente, aggredire, assaltare le banche, sporcare tutto, spaccare ogni cosa? Non arriveranno a questo, ma arriveranno a una protesta più sentita. La ditta dovrebbe avere già ricevuto le chiavi giovedì scorso, il 30 aprile, per cui i giorni passano. Speriamo che il cantiere abbia inizio e che si metta veramente definitivamente una parola fine. Vedete, questi veramente quando andranno a votare, e lo faranno, voteranno tutti per il presso e fanno bene, no? Io penso dedicato appunto a Simonetta Lamberti, che la voglio ricordare e salutare, che dall'alto dei cieli sicuramente ci guiderà. Da Pregiato siamo andati in viale Riccardo Romano. Ha ragione Peppe Vagliano, noi abbiamo fatto caso con me Vittorio Emanuele, cioè, com'è possibile solo quel pezzo d'asfalto davanti alla palazzina che è stata tranciata, tagliata, no? Per consentire appunto il viale Riccardo Romano, com'è possibile solo quel pezzo di strada l'asfalto tiene e tiene bene? Lui la risposta ce l'ha data, dice: io mi risulta per davvero che il proprietario di quella palazzina, di quel plesso, di quel fabbricato, mise proprio un addetto ai lavori per far sì che l'asfalto venisse posato in maniera compiuta. E infatti, guardate. Ditelo a noi, ce l'ha detto Peppe Avagliano, sbandieratori cavenzi. Cirivio, viale Riccardo Romano, insomma, da poco aperta al pubblico, è una gran bella cosa, questa arteria che libera il transito, abbiamo visto che è stata una buona scelta, un'ottima scelta. Dice, se vai a guardare, siamo andati a guardare, voi le state vedendo, vai a guardare l'asfalto, chissà perché, tutta la strada è già piena di buche, solamente nel tratto davanti alla casa tagliata, diciamo noi, lì per passare questa strada si dovette tagliare una parte di quel fabbricato, quella parte tagliata, solo lì l'asfalto è buono. C'è tanto perché è buono, perché il proprietario dell'abitazione, di questo manufatto, non è manco un'abitazione, di questo manufatto, mise un suo tecnico a vigilare quando posavano l'asfalto, che lo posassero in maniera adeguata, in maniera concreta. Effettivamente siamo venuti, voi vedete che è incredibile, tutto l'asfalto è proprio una gruviera, questa strada è piena di fossi, solamente nel tratto davanti a questa casa tagliata, ecco qua, l'asfalto è buono. Io dico questo, i lavori perché devono essere fatti due volte? Come è stato posizionato bene l'asfalto davanti a questo plesso, agli abitazioni, che non so cosa diventerà un giorno, perché non è stato posato bene ovunque, tocca rifarlo, a brevissimo tocca rifarlo. E quindi spendiamo altri soldi, soldi pubblici, soldi nostri, è chiaro, le nostre tasse, mica soldi che ci mandano i marziani. Viale Riccardo Romano, senatore della Repubblica, un cavese veramente eccezionale. Ai tempi suoi, quando lui era senatore, alle 6.05 si fermava il treno, allora si chiamava il Rapido a Capo, i Rapidi si fermavano a quei tempi. Alle 9 stavamo a Roma, grazie a Riccardo Romano che doveva andare appunto al Senato. Ditelo a noi, rifacciamolo sto asfalto? Niente da fare, ci vuole il guardiano, ogni cosa, ci vuole un guardiano, noi diciamo il direttore dei lavori, no? Ecco, ci vuole il guardiano, il direttore dei lavori che prende solo un compenso se non vado errato, ma cosa guarda? Non guarda niente. Ecco, in quel tratto di strada, voi avete visto, l'asfalto è perfetto,
prima e dopo l'asfalto è già una groviera. È possibile questo? Non è possibile, è da vergognarsi solamente. Siamo andati poi con per voi al parco Schwerte, no, chiedo scusa, Schreiber, no? Capitano Schreiber. Ebbene, guardate questo parco, se è possibile, un parco, io dico Giovanni muoio, qua non si vuole un bunker Giovanni, ma quantomeno dare la serenità, il riposo, la tranquillità alle persone. Perché vedete, da quando c'è questo parco giochi, tutti gli abitanti di via Corradino Schreiber e di via Canale non riposano più, e non va bene, perché i tamburelli, i ragazzi dovrebbero fare in testa il tamburello. La colpa è sempre dei genitori che non li controllano. Io quando sono andato a Cava dei Tirreni nel 1986, e i miei figli avevano 14 anni, uno e 13 l'altro, 12 e mezzo l'altro, io la sera scendevo, mi facevo la passeggiata e mi rendevo conto, mi rendevo conto di cosa facessero e con chi se la facessero, va bene? Fatelo anche voi, non consentite di arrecare disturbo alla quiete pubblica ogni istante e ogni momento. Ditelo a noi. È un coro di persone che l'hanno detto a noi. Sono gli abitanti di via Canale, sono qui alla mia destra, e gli abitanti di via Corradino Schreiber. Questo è il parco Schreiber, ovviamente il parcheggio è annesso a questo parco giochi. Qui c'è un albero di ciliegio secolare. Cosa succede qui di notte, di sera? Purtroppo la recinzione è bassa e i ragazzi entrano, scavalcano, ma entrano perché tanto il cancello, vedete, la recinzione è bassissima. Scavalcano e usano questa lamiera, vedete questa lamiera di questo scivolo, a mo' di tamburello, no? E non solo questo, ma fanno di tutto e di più. Le persone sono un po' esasperate perché quest'eco addirittura, immaginate, arriva al largo d'Ursi dei Pianesi, perché di notte, l'uno e due di notte, questi ragazzi che poi non hanno mai sonno, poi non so a scuola come fanno, al lavoro, non ho idea che cosa combinano. Quindi questo rumore, questo battere, ribattere, vedete, questo battere e ribattere ovviamente fa eco, soprattutto, lo ribadisco, di notte. Poi usano questi giochi come diavolo vogliono loro. Questo è un parco per bambini. Abbiamo appena trovato una signora con la bambina, diceva io non ce la posso portare più mia figlia qui, anche perché, dice, questa erba che voi vedete è altissima, è alta per bambini, i bambini inciampano. Ci sono degli alberi ovviamente che sono stati tagliati e non è stata tolta la radice, quindi si inciampa facilmente. Insomma, lo vogliamo chiamare parco giochi? Chiamiamolo parco giochi. Giovanni Muoio, un appello te lo devo fare. Io capisco che non vuoi creare un lager, un bunker, non vuoi creare niente, cioè alzare le recinzioni non è una cosa bella. Giovanni, io vedo a Vienna quelle rarissime recinzioni, sono alte, arrivano a 4 metri, anche se dentro ci giocano a pallone, pure c'è un'area destinata a parco giochi, un'altra area destinata per giocare i ragazzi a pallone, e sono alte 4 metri. Appena andrò a Vienna, l'ho detto, ve le porto queste foto, vi faccio vedere. Qui non si vuole criminalizzare nessuno, facciamo un bunker, se c'è l'inciviltà dei ragazzi si crea il bunker, se i ragazzi vogliono il bunker si crea il bunker. Un'altra cosa che non va, speriamo qualche giorno non crepi nessuno, salgono su questo ciliegio, voi lo vedete, che voi sapete il ciliegio ha dei rami molto molto fragili, e qualche giorno, qualche notte, qualche ragazzo, qualche ragazza l'andremo a prendere per terra con la nuca o con la testa spaccata. Mi spiace per loro, onestamente, tantissimo non mi dispiace, perché fanno un bordello qua la notte che non avete idea. Ditelo a noi. Ah, dicevo, se qualcuno si lamenta, dice che gli lanciano i sassi nei palazzi o nelle case vicine, addirittura gli lanciano i sassi, ditelo a noi. Bene, la villa Giovanni, io dico che non è possibile creare un bunker, però tu hai visto dalle immagini che effettivamente è una cosa obbrobriosa. Possiamo consentire questo? Non è possibile consentire questo. Questo parco deve tornare nella serenità, nella tranquillità. Quella era un'oasi di pace, è finita la pace. Poi, dove sono i parchi gioco? I parchi gioco, finisce la pace. Non si sa perché, ma non per i bambini, perché i bambini alle 8:30 vanno a letto, ma per quei somari grandi, con le orecchie lunghissime, e anche di giorno qui, quando non vanno a scuola
all'alberghiero che sta proprio vicino a noi, qui nell'area di San Francesco e Sant'Antonio, pure quel giorno, pure di giorno, vanno a fare gli imbecilli su quelle giostrine, rovinandole, salendo su quel ciliegio. Qualche giorno, l'ho detto nel servizio, faremo fino a me non mi dispiacerà. Se cade qualcuno e ci rimane, a me personalmente non dispiacerà. Non godrò, ma non mi dispiacerà, perché i genitori non li controllano. E questo ci meritiamo. Abbiamo incontrato Sidra Pontecorvo, una signorinella, una signora di 104 anni. Guardate che meraviglia. Ditelo a noi. Ci ha chiamati Sidra Pontecorvo, eccola qua, questa signorina di 104... A Roma, siete nata a Roma, 104 anni fa. A Roma, a Roma. Ecco, da quanti anni siete qui, signora Sidra? Mi pare che sono degno del 2000, mi pare, non sono sicuro. Nel 2000, ecco. Sono sicura, non devo domandare a quella che mi sa la spesa. Vabbè, non fa niente. Quindi diciamo che intorno al 2000, sono circa 15 anni che siete qui. È una bella struttura, vi piace stare qui? Vi piace stare qui? A volte sì, a volte no. A volte sì, a volte no. Viva la sincerità, avete ragione. Vabbè, ma siete comunque accudita, assistita? Come va il personale? Come va il personale? Ah, ecco, a seconda il personale, ho capito. E vabbè, vedi, le dita della mano non sono tutte uguali, quindi c'è chi è buono, chi è meno buono. Sono Annunziata è buona, vedete quanto è buona Sono Annunziata. Avete tanti amici intorno. Oggi è una festa tutta vostra, vero? Ricordo che avete della vostra giovanissima età, in questi primi 104 anni. Un ricordo, uno. Mi hanno cresciuto le suore. Da 2 anni. Emozionata, dai 2 anni, bellina. E le suore sono ancora qui con voi, vedete? Sono sempre con voi. Questa è una cosa molto bella. Ma le ho volute sempre bene. Certo, e voi siete una donna dolce, si vede. Bene. Allora, volete lanciare un messaggio a quanti vi stanno ascoltando? Per poter vivere, ecco, tanti anni in armonia. Ecco, maggio è quel mese più bello. Ecco il giorno di Sagrada Maria, salga il voto dall'anima mia, salga se sono resoli, salga se elo, salga se sono resoli. Benedici gli amati parenti e il ritiro di queste chiese. Roma e città di San, spandi grazie regina di sé. E su Roma, città di San, spandi grazie regina di sé. E su Roma, città di San, spandi grazie regina di sé. Bellissimo, un applauso abbiamo fatto. Che bello, che bello. Allora, prego, incontriamo il nostro amico Salvatore. Salvatore? Costabile. Salvatore, un momento di gioia e allegria, è il Cireneo che si impegna a festeggiare, ma non solo questi eventi, ma eventi che poi caratterizzano i vostri scopi istituzionali, no? Quindi siete presenti in ogni parte del mondo. Voglio per voi salutare Fasano, insomma, Valerio Fasano, Don Valerio Fasano, dico sì, per me è sempre Don Valerio, resterà Don Valerio. Bene. Io ho iniziato con Valerio 15-16 anni fa come operatore di strada a Salerno, poi lui è partito e siamo rimasti in contatto e comunque collaboriamo con lui con tantissimi progetti e tra cui c'è il progetto anche di stare vicino alla signora Sidra. Alla signora Sidra e tanti amici che stanno qui insieme a lei, di rallegrarli un po', fargli un po' qualche festicciolo e stare insieme in armonia con loro e farci anche raccontare le loro storie che comunque ci servono per esperienza. La nonnina Sidra riesce ancora tuttora a leggere senza occhiali. E quindi però qua sta nella struttura, sta da cava da 36 anni. Quindi non dal 2000, da 36 anni. Da 36 anni, giusto Luisa? Quindi è un po' di tempo. Lei ricorda è cresciuta da 2 anni in istituti religiosi di suore.
quindi la sua vita è stata sempre a contatto con istituti religiosi e quindi è una grandissima religiosa. Se andate nella sua camera la mattina, in mezzogiorno e sera, comunque dice il Santo Rosario. È una cosa molto bella, Ecco Ciro, con te, la tua signora, avete voluto organizzare questo evento con gli amici del Cirenaico, ragazzi, questi ragazzi meravigliosi, avete preparato un buffet, avete preparato un'accoglienza. Prego. E allora, che pia la squilla, fede le note si invia, dell'ari dice ari, ari, ari Maria, ari, ari, ari Maria. E allora, che pia la squilla, fede le note si invia, dell'ari dice ari, ari, Ave Maria, me viene dal cuore. Ave, ave, ave Maria. Bellissima, avete una voce bellissima. Bravo. Ciro, lo dicevo, quindi abbiamo la sidra anche cantante, insomma, queste sono le canzoni. Quando andiamo a Lourdes, nelle processioni di Lourdes, noi le ricordiamo e le evochiamo queste canzoni. Quindi un momento particolare per Casa Serena quest'oggi. Prego. Un'altra mezzola che è nata il 29 aprile, come me, deve stare sulla sedia, non so chi è. Un'altra signora che è nata il 29 aprile come voi. Si è nata il 29 aprile di... Voi la conoscete? Una, il 29 aprile, sta sulla sedia. Il 29 aprile? 29 aprile. Il 29 aprile. Perché quando l'ho detto sono venuto, pure io sono sognato. Vabbè. Quindi ci... sì, ricordate il giorno che siete nata? Di quando sei nata? Il 29 aprile? Quando sei nata? A Roma. Sì, a Roma sei nata il 29 aprile 1911. Benissimo, brava! C'è scritto, la direttrice l'ha scritto, ma 104 anni tengo. Bravissima. Quindi ci dicevo, questo evento che comunque emoziona, no? È normale, come fai a non emozionarti lì? In effetti ti comporta, vedi, come una bambina, in effetti ci fa, come dire, stare a... dolce, molto dolce. Sì, molto dolce, sì, sì. Bene, amici, dobbiamo dire altro? Abbiamo... Gli ospiti. Prego. Adesso se chiediamo a Luisa quanti ospiti sono, adesso sono... Quanti ospiti sono? Sono 42 ospiti. Prego, si rivolga alla casa. Sì, attualmente sono 42 ospiti. Noi insomma ci impegniamo un po' tutti con il nostro staff di infermieri, operatori e anche volontari che ci deliziano con le loro festicciole, con la loro animazione. Quindi cerchiamo comunque di stare vicino con solidarietà e umanità e veramente con tanta passione per allietarli e per comunque per far trascorrere loro delle giornate uniche. Ok, penso che abbiamo detto tante cose, devo dire qualche altra cosa, dimmi. Devo ringraziare anche diciamo il ristorante Arcobaleno, che ogni volta che facciamo qualche festa diciamo c'è sempre vicino e sempre disponibile. E come avete detto, un ringraziamento particolare ai ragazzi che sono loro la forza e il futuro della nostra associazione. Abbiamo anche degli amici che vengono da Volturara Irpina, che anche là siamo presenti. Tanti auguri a te, tanti auguri a Frida, tanti auguri a te, auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Frida, tanti auguri a te. Bene, allora con questa beneaugurante musica, canzone, vogliamo dire, ditelo a noi, lo diciamo tutti insieme, augurando a Frida ancora una lunghissima vita, che sia in gioia e sempre vicino al cuore di Gesù. È andata via bambini. La suora è andata a prendere i bambini, ci ha salutati, viene subito. Ma viene, torna con i bambini. Con i bambini. Torna con i bambini.
Allora, lo diciamo tutti insieme, ditelo a noi. Sì. Uno, due, tre. Ditelo a noi! Si è emozionata, nel momento in cui ha cantato si è emozionata perché lei dall'età di 2 anni, era piccolissima, 2 anni, è stata affidata alle suore e da 32 anni è qui a Casa Serena, qui a Cava dei Tirreni. È stato un bel evento voluto, organizzato da tanti amici e questa è una cosa che fa piacere quando un sodalizio si unisce alla concordia, all'amore di un luogo, di una struttura come Casa Serena, questo veramente fa molto molto piacere. Amici, noi facciamo tanti auguri ancora alla nostra amica Sidra, ha cantato con noi, a Sora Annunziata, a tutti quanti, a Ciro, a tutti quelli che ha salvato, a tutti quelli che avete partecipato, è stata una bella cosa e mi piace moltissimo quella gioia che c'è, quella che posso dire, quel vigore che vige poi in quella struttura, che è veramente una cosa bella. E poi io mi emoziono quando vado perché trovo ricordi miei di zio Pasquale Rondinella e veramente quando quella sera con Raffaele Avagliano, con Gigi Danella andavamo a cantare, a suonare, i cantori metelliani, no? Adesso sono quelli anche di oggi, quindi il gruppo si è nutrito, diverse domeniche si va su alla Casa Serena per tenerli allegri, felici e contenti. Tanti auguri signora Sidra, tanti auguri veramente, siete una donna meravigliosa e poi ama tanto i bambini, è una cosa che chiamava i bambini intorno a sé, veramente molto bello. Mi avete fatto una capoccia così, volete sentire Cavesina, ve l'ho detto all'inizio, vi canto la prima strofa e il ritornello, poi il resto la dovete cantare da voi, semmai la prossima trasmissione vi canterò la seconda strofa e poi ancora la terza. Bene, Cavesina è una canzone che nel 1948 è stata all'apice della parade, è stata irradiata dalla RAI nel 1948, quindi negli anni 40 all'apice della parade, delle classifiche nazionali, è una canzone che poi ha irradiato nei cuori di tanti cavesi e non cavesi l'amore che si deve per l'altra persona. E fa così. Dolce Cava, paese ridente, dai riflessi di grande città, sembra allegra, gentile, accogliente, in catene chiunque vien qua, ed il cuore che cerca un amore fra le donne tue belle l'avrà. Guardate il ritornello quanto è bello. Cavesina, soave bambina, il mio cuore ti dice, vuoi farmi felice, t'aspetto ogni sera, Cavesina mia bella, sei dolce chimera di felicità. Alla prossima amici, con Echi di Cava, con Ditelo a Noi, Echi di Cava Tirreni ce l'abbiamo in radio, so che mi seguite in tanti anche per radio, il martedì da Radio Cava New Generation, il mercoledì alle 14.30 in replica, martedì siamo alle 11, no, vi ricordate? Questa trasmissione ve la voglio ricordare novellamente, il giovedì e il sabato viene irradiata alle ore 18 su canale 271, la domenica alle 19, il mercoledì alle 20. Ditelo a noi, genitori, guardatevi i vostri figli. We'll be right back.